qui ha un odore fungino, ma tendenzialmente alla putrefazione, perché si sta seccando, ma siccome il clima è umido, invece di seccarsi sta marcendo. Però lui è ancora sotto, ha le spore, e quando se lo raccogliete lo dovete mettere giù con la testa in su, in modo che le spore cadendo vanno giù i semini, va giù che può riprodursi. Ed è utile che, vedete, lui era qui, che si possa riprodurre, perché anche se lo cogliete poi le spore cadono lo stesso, tanto che quando voi andate a funghi è obbligatorio avere un cesto aperto sotto con i fori, che le spore si perdano per il bosco, perché le spore sono quasi invisibili, perché sono piccole, ma ci sono, e lo vedete nei funghi. Avete mai visto quando c'è un fungo su un albero che sotto di lui è diventato un po' marrone? Cambia colore dove lui è sotto di lui. Sono le spore, il colore delle spore. Quando lavano i funghi, che l'acqua diventa marrone, quell'acqua lì è utile buttarla nel prato, buttarla dove avete raccolto i funghi, perché quell'acqua lì è ricca di spore. E voi spandete le spore in giro.